perché a me mi hanno spoilerato un boss. Ma perché, cioè, ragazzi, se avete giocato a Dynasty Warrior, c'è un personaggio che tutti si ricordano. Sta in 27.000 opere. Carichiamo la nostra cara Yanara. Mi piace un sacco come l'ho fatta di viso. Veramente fantastico l'editor. Uno dei migliori che ho mai visto. Sembra partire addirittura meglio in stream che quando lo giocavo da solo. Perché questo gioco purtroppo ha dei problemi di ottimizzazione fatti veramente male. Tipo, guardate sotto al tizio. Io non ho capito questa cosa perché c'ha senso. Se io non guardo il tizio, spawna l'ombra. Se guardo il tizio, despawna l'ombra. Al contrario, non è che tu lo guardi, gli fai apparire i dettagli, glieli togli. E per farvi capire quello che intendevo prima, è questo. Cioè, questi giochi del Team Ninja c'hanno questa cosa. Cioè, c'hanno statistiche virtù, legno, fuoco, terra, metallo e acqua. Non ho idea di che cazzo significano. Saranno i vari attributi. Però bello, bello, bello graficamente. La barra sotto, sinistra, quello che mi ha detto, destra, quell'altro. Sì, si crea quella roba blu. E invece quella gialla è quella inversa. Vabbè, ma essenzialmente è fatto più sull'attacco leggero. Da quel che sto capendo, è l'equilibrio lo spirito. Ergo, se io faccio questi pesanti, mi si carica la barra dello spirito. Quindi vuol dire che se ne abuso, me possono rompere la postura. Quindi è più di leggeri. Tu carichi abbastanza spirito positivo blu e quindi fai le combo forti. Mentre col cerchio fa tipo... Ho capito, ragazzi. Adesso si spiegano tantissime di quelle clip che ho visto su TikTok che sembra un puttanaio. La schivata è il parry. Siamo l'assassino giapponese di For Honor. Facciamo i deflect. Ah, ecco appunto, Devia. Fammi fare un po' di pratica. Gnom. Ok, fighissimo. Madonna, quanto mi ricorda Bloodborne. Oh, che è tutto sulle schivate. Ma to, che bello. Oh, ma che bello. Colpo critico del nemico. Chiamasi imparabile alla Sekiro. Questo è acce da perriallo. Ora. Quando è cerchio così, ah, posso fargli una sorta di repost. Figata. Io voglio andare dal gatto storpio. Posso passarci in mezzo al fuoco o vengo sciolto tipo la lava di Dark Souls? Lehe. Sì. C'ha 15. Vai. Porca zocca, la metto sei un figlio di puttana. Ah beh, però non c'è così tanta vita. Semplicemente che sei tipo, non è un oni perché siamo in Cina. Bello de papà. Oh, madò che bello. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Uè. Che bello, cazzo. Che bello. Ma lo sto adorando. Ma lo sto adorando. E poi ti finisco anche così. Madò, che bello. Scusatemi, fammi calmo. Mi ricorda veramente i primi tempi di Bloodborne. Madonna, quanto cinematografia. Proprio cinese, cioè, quella teatralità. Madonna, che si figo. Ah, proprio così. Ciao, bella, facciamo a botte. Senti che bella la musica. Vediamo che sai fa. Ma che cazzo fai? Ma sei scemo? Aspetti, signore, mi faccia cambiare arma. Vieni qua. Non devo schivare a cazzo perché mi aumenta la barra. Ma tu stai calmo. Porco! Ma così. Già è morto? No, beh, adesso come suoni Nioh si trasformerà. Tutto quello che dici tu. Madonna, che belli esteticamente. Hey, allora, se siamo su un gioco di questo genere vuol dire che io posso parare e schivare tutto. Ma ha preso, sono morto. Bella la seconda fase, perché devi entrare nell'ottica che puoi parare e schivare dentro qualsiasi cosa su sto gioco. Essenzialmente è quello. Ho parato quello schifo? Come ho fatto? Ah, vabbè, ok. Era veramente alla Nioh. Dovevo caricare la barra. Se spammi muore male, sì. E non devi neanche tanto abusare del pesante, perché lo speciale è fatto apposta che tu devi buildare la barra, perché la barra che tu buildi poi gliela fai a lui. Però insomma, il combattimento è molto più pensato di quanto sembri. Soprattutto il buildare la barra blu e il fare il deflect, perché il deflect non è solo che dà un pezzettino di barra gialla all'avversario, gli diminuisce quella massima. Se tu quindi vai in quella serie di schivate e contrattacchi, gli fai istantaneamente il break e gli puoi fare danni critici. Eh sì, perché il cavallo c'ha la trazione, ma che...
Metti il freno a mano, vai. Quanto mi ricorda Dynasty Warriors, che ci sono ste scene giganti. Ma in realtà è molto di cultura cinese, fa sta roba. Ah, vabbè, ma sono simboli. Però vedi, Team Ninja, ma mannaggia chi so io. Io ho capito, vedi, questo è bellissimo perché è rispetto di cultura cinese. Perché ognuno di sti cazzo, non so, kanji, credo, come si chiamano, significherà qualche cazzo. Ma a me ce lo vuoi mettere un minimo di traduzione da qualche parte? Io magari ci sto a scrivere sullo stendardo, so coglione, ma che... Con tutto l'amore che ve posso volere. Ma Dio Cristo, voi siete vivi, cioè non ci casco, eh. Ma che sono nato ieri? Ho capito. Vediamo se posso deviarla. Che cosa dici? È una cazzata. Sì, contro il nemico del cacchio è una cazzata. Però è figo contro il boss che magari usa la roba ranged. Contro il boss che usa la roba ranged vuol dire che voi potete fare tipo su Sekiro, che a un certo punto Ishin fa la pistola, caccia fuori, e potete counterarlo. Mo ricorderò per sempre con la Yaginata, la katana, poi caccia fuori la Glock a random. No, è un Rajang incazzato. Peggio, è un Rajang sotto steroidi. Che cazzo è sto coso? Uzuhyan Allehei. Perché potrei devastarlo, ragazzi, ma voglio capirlo. Eccolo. Ma che cazzo vuoi fare? Cucciolone. Ah, sbagliato. Oh, ti volevo finire con stile, grazie. Madonna, che mi piace questo stile di combattimento. È proprio bello perché è molto distinto. Cioè, è proprio il ok, che cazzo sta a fa'? E rispondi, ci sta veramente poco da fa', è molto istintivo. Sono veramente fighi, sì. Perché una volta che li capisci puoi aprirli. Ti sta sembrando difficile il gioco? Molte persone lo dicono impossibile. C'è anche da dire una cosa, e non lo dico per flexare, ma io sono molto in linea con questi giochi. Se devo dire, però, ho visto gameplay di gente che bestemmia fortissimo. E capisco anche che varia in base molto alla personalità. Non è né il più difficile in assoluto, né il più facile. È semplicemente che, essendo un gioco del tipo Ninja, va affrontato con una certa forma mentis. Non c'è la stamina come in Dark Souls, io posso fare tot attacchi, cioè che io devo gestirmi quella barra là sotto, ergo non devo spammare pesanti, non devo schivare a cazzo, non devo fare doppie schivate a cazzo, non devo fare le skill a cazzo, è molto tecnico, devo sapere quello che cazzo sto facendo. Se spammi crepi, come era anche su Nioh, perché su Nioh c'era anche la cosa della stamina, che tu c'avevi il respiro del ki, quindi facevi una combo, se avevi quel giusto ritmo potevi riprendertelo. Sono giochi, rispetto ai Souls, molto, molto più tecnici. Devi essere tattico. Ma come in continuazione la ritirata? Ma tu aspetta, ma stai calmo. Scusate, ma cosa mi impedisce di farmelo così? È morto, ragazzi, mi sono arrivate delle anime. Dove cazzo è andato? Ha detto no, è imbattibile, si è suicidato. Vieni qua. Scusa, Zhao Yun dei miei Mario, mi hai detto era un nemico impossibile, l'ho spaccato. Ehi, che c'è stava là sopra, l'ira di Cristo? Kagebonno Jutsu! Ha fatto un... Minchia, non ha fatto niente, un giollo. Madonna! Ho capito. Ma manga sta a fare così, bastardi maligni. Sembra su Dark Souls 1. Sapete i non morti che fanno la sfuriata fortissimo? Uguale. Affanculo. E anche un sacco della monnezza cade così. Pensi. Madonna, che belle ste cazzo di cose. Cucciolo.
Tanto anche first try. Su che il sugo sta aspettando. Facciamo un po' di pappardella al cinghiale. Vabbè, ma ha finito? Vabbè, oh, però meno gigolo. Ho capito che nella Cina d'estepoca non ci stavano i reggiseni. Però, gettù madonna. Tanto bello che la cutscene cambia in base anche all'altezza. Cioè, lei sta guardando in alto. Ah, ma scusa, ma la lasci qua come pacco regalo? È un incidio, che te lascio qua a mezzo? No, ho capito. Vieni, che te devo dire? Beh, questa sarà una maga. Belle però. Sono molto sopra le righe, però sono veramente belle. Ma tu, allora io vabbè. Ma anche come il personaggio si mette nelle cazzine, figo. Oh, Guan Yu. Ma infatti tu sei Zhang Fei. Ma tu, non ci avevo pensato, sei tu. Allora, se mi vedete emozionato, non è perché so de storia cinese, me ne frega un cazzo. Però so quelli dei Dynasty Warrior, quindi io sto tipo, oh. Aiute, non è quello il fatto. Il fatto è che prenderle sul serio, ovvio che sono molto sopra le righe. Però so belle esteticamente. Sono come quelle di Bayonetta. È ovvio che vedere Bayonetta che fa la lap dance in mezzo ai mostri mentre shotta tutto è sopra le righe. Però c'hanno una regia di Cristo. Uno shinsu su su. Madonna, è un piccolo pad. Tra l'altro è inverso, cioè i colori invertiti. Mamma mia. Pigliate che cazzo ne so. La scimitarra epica. Cucciolino. Ah, se sei messo a dormire, è pieno. Guarda che bellino che c'ha pure, ragazzi, l'ombelico con un simbolo. Carica. Ha funzionato. Devo trovare un modo per avvicinarmi. Per avvicinarmi più in fretta. Gattoni, ormai questi sono diventati easy. Nemico nuovo. Me lo fate godere voi due subito. Capisco che in realtà loro ve li mettono inizialmente per darvi una mano. Sicuro. Vi mettono i companion così che ci avete un attimo di potenza offensiva. Bellissima. Perché il fatto è proprio quello, è che non solo voi siete con i controcoglioni, anche i nemici c'hanno le ulti. È molto fica la cosa. Ah, cazzo. Sì, ma perché si teletrasporta a cazzo il merda? Sì, ho capito, stai fermo. Stai, devi stare fermo. Ma stannato. Lo sapevo che apparivi dietro. L'ho predictato perfetto. Mio. Madonna, ma vi togliete dal cazzo voi due con tutto l'amore di Dio che posso avere per voi, eh? Ma state proprio in mezzo ai coglioni. Madonna, ma perché non dimettono che puoi mandarli a fanculo? In mezzo alle palle tutti e due. Ma quindi qual è il mio obiettivo? Battere il boss di questa zona qui? Addirittura. Madonna, che cazzo è quel cane? Che c'è di... Lei è più intelligente, spero, ok. Meno male. Il dog ha fatto hit. Se n'è andato. Nella macchia. Un oggetto. Aspetti. Sì, un oggetto. Aspetti. Money. Ciao doggo, ci vediamo dopo. Mi seguono fino all'altra parte del mondo. Porca troia, sì. Camper.
Che? Questa si chiama tattica dell'infame. E quanta vita devi avere? Piace. Io sono incredibile. Che bello. È stato perfetto. È stato bellissimo quest'ultimo colpo. Come ho vinto? Non ti azzarda a portarmi via che ci stanno gli oggetti, sa? Ma porca di quella puttana. Madonna, comunque i companion fanno soltanto da... Non vedo l'ora di uscire da questo momento di tutorial in cui sti rompi coglioni non ci devono seguire più. Non vedo l'ora perché sono soltanto una rottura di coglioni che glitchano tutto. Perché giustamente se voi vi buttate a testa bassa in mezzo succede il puttanaio di roba che si glitcha, no? Visto che non voglio i danni da caduta. Buongiorno. Bellissimo poter annullare i danni da caduta in questo modo. È veramente figa come roba. Ah, ma c'è un altro di quei trigotte di merda. Si comincia a eliminare un po' di roba. Cara tigre, ormai ti ho masterato. E anche quello il bello. Voi siete una macchina da morte, ma pure gli avversari. Se l'avversario vi becca con quei due colpi di fila, vi devasta. Ci vuole veramente un attimo a farvi rimettere al posto. Ed è una figata perché questo significa che non solo tu sei un bravissimo guerriero, ma anche gli avversari. Devi sempre stare attento perché se tu sbagli anche magari un imparabile, ti devastano. Ovvio. Da bambini, a 8 anni, Sans, te lo imparano. I genitori, se tu non sai fare il doppio salto, ti disedereda. Tu non sei più loro figlio se non sai fare il doppio salto. Basti vedere Jackie Chan e avete capito tutto. Dopo 5 giorni impari il bang. Sì, fatto step by step, Capons. Se non hai un bankai, pure lì non sei più loro figlio. È come su D&D, Capons. Tu invece di avere la classe guerriero, mago, c'hai cinese e c'hai livello 10, Super Saiyan, 15, il frutto del mare e così via. Vuoi attaccarmi? Avvicinati. Ha funzionato. Che bello, pure le magie. Criminale Zhao Hong ha iniziato l'invasione. Un NPC è invaso. Ti fanno provare il PvP. Ma che deve essere bello il PvP qua. Le imparabili sono tipo le mosse. Ma ti togli dal cazzo, Sun. Vai, affrontalo tu, che ti devo dire. Non ho capito, in mezzo ai coglioni solo stai. Si metteva in mezzo come una pera cotta. Dai che voglio vedere il boss, dai voglio vedere qualcosa che mi stompa. Voglio trovare qualcosa che mi fa il culo. Scusate, perdonate, mi calmo. Ma tra l'altro io c'ho un sacco di anime che sto per andare a buttare contro il boss. Vero, devo livellare. A me livellare non piace proprio, l'avete capito ormai. Vi do il level up. Perché mi piace la difficoltà, Capons. Tu lascia correre, lascia correre. Voglio che mi stompi il culo. Ho tutti con Stelisir. The true power of darkness. La cleric beast, ragazzi. Generale del cielo. Madò, che bello che sei. Ah, ok. A lei. Oh, questo c'ha un tempismo strano. Belle ste cazzo di killcam. Ma sei già morto. Notare anche il finale molto bello, la schivata col salto all'indietro e poi la skin di Wanyu, però vabbè, siamo all'inizio, lo accetto. Cheat. Procetta a devastarlo, Jorak.
Ma che è colpa mia? Quindi è un posto senza gente da killare, mi è stata a dire. Perché se mi hanno fatto startare già, sì, perché non ci sono bandierine, non c'è niente. Ma che bello. Aperto, ciao, come stai? C'hai già fame? Oh mio Dio, una riserva di panda strani, che bello. Ma che bello, certo, qua ci avete veramente rischio di incidenti sul lavoro pari al 100%, perché se per sbaglio uno scivola è la fine. Oh, ciao, ti devo vendere un po' di roba, tipo tutto. Sì, ragazzi, io sono una bestia di Satana, che io qualsiasi cosa che non sia leggendaria la vendo. Ah, ok, questa è una figata. Tu farmi magari leggendari, sciogli tutte le cose perché sti cazzi, e poi puoi usarle per farci altro. Puoi usarlo per fartici le build. Guardate quanti effetti che potete mettere. Decora, decora le tue armi, le tue armature per modificarne l'aspetto. Ah, puoi cambiargli l'estetica che mostra. Bello come cosa. Figata. Ok, nuovo step di difficoltà. Giustamente è il terzo capitolo, la terza zona, come si chiama. Quindi sono diventati leggermente più forti. Cazzo è? Ah, un porco. Ve l'avevo detto, vedete, lo fanno due volte adesso. È messo a tutorial. Provato che adesso io ho un'arma un pelino più lenta. Devo stare attento, perché altrimenti mi si fanno fortissimo. Già ho finito le pozzette. Poi bisogna stare attenti, soprattutto nei primi momenti in cui arrivi in una zona, perché devi far salire la tempra. Adesso sei diventato... È più piccolino, però è diventato una sorta di mini boss. Perché giustamente siamo sul monte pieno di spiriti, ci stanno anche quelli cattivi. Lancia da cavalleria pesante. Questa mi intriga, perché mi sono sempre piaciute un boss le armi ad asta, ma in molti giochi vengono valorizzate veramente poco, perché giustamente alla fine molte volte sono delle armi da fondo. Tigre contro tigre, tre tigri contro tre tigri, ci sono riuscito manco io, so come. Mica abbiamo fatto anche l'attacco insieme. E anche perché se cominciano a mangiarli tutti come se fossero caramelle, ogni volta che qualcuno lo mangia fa un'apocalisse, è a fine, ragazzi. La madonna. Ma scusa, ma questo stava dentro un pozzo? Che male, sono caduto dall'Everest. Tu da dove cazzo sei sceso senza farti male? Qua in mezzo siamo sempre con la barra spammata. Questa è una zona cancerogena. Oddio, no, ragazzi, ci sono i ragni. Ma perché? Schifo. Era un gioco tanto bello, ragazzi. Non guarderemo mai i soffitti, perché se guardiamo i soffitti e c'è un ragno, io muoio sul posto, ragazzi. Però mi viene distinto di guardarci, perché ho paura che mi saltano in testa. Stai cominciando a diventare prevedibile, però, gioco, se mi metti sempre uno scrigno con dietro un cazzo di, sai, di nemico. Porca, ma questo non era prevedibile. Avete fatto caso? Ogni volta che lo dico, mi tira una botta in culo fortissimo il gioco. Come su Elden Ring, comunque. C'hanno gli attacchi che sono telefonati, praticamente. Ti dicono, guarda, il 7 settembre ti attaccherò. È una cosa che anche su Elden Ring mi dava un fastidio. Anche se su Elden Ring è estremizzata. Che veramente stavano in cielo per 27 anni prima di attaccare. Ah, perché giustamente se stanno fuori dal terreno, trisciano perché possono stare solo in acqua. Ma bellissima come dettaglio. Per combattere in mezzo a sto schifo, bisogna essere veloci. Bisogna fare tanti colpi. Peccato che io ho un'arma lenta, quindi tanti colpi, un cazzo non si può aprire. Non si può aprire un cazzo in sto posto di merda. Fammela vedere. Va, signorina. Bellissima, una Baishi. Che strano movimento che c'è sto attacco. Ah, perché devo andare con il rumore che fa lei. Non tanto con l'animazione, col rumore. Eh sì, è col rumore. Quando fa il verso è quando devo contrattaccare. È lì il trucchetto, stronza. Cao cao, me la vuoi dare una mano 2v1? Nel dubbio. No, te dico, Poi fai come cazzo te pare. Non ti preoccupare. Grazie. Mentre mi assalivano due ninja, lui diceva, fai tu. Tranquillo. Hai parato la mia porca troia, io no. Cao cao, guarda, ormai io mi sento di stare da solo, ragazzi. Non ho un companion, perché io molte volte mi lascio scoperto, anche perché mi immagino che lui, sapete, no, entri in combattimento. Cazzo, proprio si fa i cazzi suoi. Come mi stavi sul culo su Dynasty Warrior, mi stai sul culo pure qua. Oh, hanno invaso? Sì, ci sta anche il PvP e tutto quanto, Fatal. C'è PvP, coop e compagnia. Infatti molto molto figo. Penso che su un gioco del genere il PvP sia qualche cosa di puttanaio. Dai, così me lo fai incontrare? Ecco, vedete questi? Sono tutti morti. Dai, arrivo proprio. Bella.
Madonna, che bella quella cazzo di lancia. Madonna! Ma così! Oh, ma col cavallo? Col cavallo, stronzo! Ma davvero? Sei sicuro? Minchia, quanta! Quanta ce n'hai! Ne fai un altro? No, solo uno. Ok. È un po' prevedibile per adesso. Oh, sei sceso finalmente. Vieni qua. Ah, oh, Dio, che sei bello. Ma che sei bello. Bravissimo. Madonna, mi sto emozionando. Mi sto emozionando. Ma c'è il cavallo che sta continuando ad andare. Quello mi attacca, guardate, io lo so, eh. Che sei bello, cazzarola. Sei proprio bello. Ok, quello è più lento. Questa era una combo. Ok, ok. Arrivo prima io, mi dispiace, Lubu. Ah, ha schivato male. Vieni, c'è il mio campo qui. Ah, cazzo, c'hai l'hyper armor. C'hai l'hyper armor. No, no, tu non ci vai a cavallo. Dammi sta seconda fase. Dammi sta seconda fase, ti prego. Mi calmo. Mecca, dai, non la usare, ti prego. Non la usare, ti supplico. Mi ha sciolto la spada con un colpo. Dai, seconda fase, per favore. No, non te ne andà. Vabbè, almeno non hai usato l'elisir. Almeno non hai usato l'elisir. Ma come, la prima lo batte? È solo una fase? No, vabbè, lo riaffrontiamo. Lo riaffronteremo, spero. Che cazzo stai caricando? Ho ucciso il boss troppo velocemente. Immagino tutti sotto. No, non blind. È che mi ha intrigato un botto, perché è proprio bello. Cioè, se tu non sai fare le schivate, ti devasta. O hai una build difensiva. No, no, bellissima come prima fight. Mi ha intrigato perché è proprio bella, perché è dinamica, è veloce. Se tu sai le schivate, è un... Ok, lui ti pista come l'uva, ma anche tu puoi rispondergli. È quella la cosa bella di questo gioco, che ci vuole un attimo a riprendersi la barra. Cioè, come, ok, tu devi sfruttare quella blu, ma puoi anche tranquillamente recuperarti di nuovo quella rossa, ed è bellissima. Dove cazzo siamo finiti? Hai visto? Questa è tutta skill, no, scherzo. Ovviamente. Però madonna, voglio riaffrontarlo. Off camera me lo riaffronto tipo 10 volte, ve lo dico. Liu Bei, se ti vuoi togliere dalle salsicce, ti stai facendo l'abbraccio, fai quel che cazzo che vuoi. Ma che bello. Io sono come Paride nei suoi video. Che bello, sei fighissimo, voglio ucciderti. Io sempre così vado. Io vedo una cosa figa, faccio subito, vai a pizzettoni. Mal che vada, muoio. Liu Bei, quanto ci vuole a uccidere due porcospini di merda? Ma porca puttana, mi sono fatto Lubu da solo. Questo due porcospini deve killare. Due. Ti ho missato, scusa. Ti ho missato, perdona.
Liu Bei, la tua utilità è stata veramente quella dello scudo umano. Via giù, Mr. President, e via. Eh sì, con tutte le fiamme, sì, Star. Ma infatti è quello che mi rincoglionisce. Quando ci stanno così tanti effetti a schermo e compagnia, non dico che ti diventa pesante, ma quasi. Soprattutto poi con la musica, perché i livelli hanno proprio le musiche. È come quando su Sekiro parte la fight, che c'hai i tamburelli nel culo. Madonna, il Perry con l'ascia è proprio bello, perché poi c'ha tipo sta posa finale in cui lei fa sta cazzo di 360 e fa finire l'arma sulla spalla. Quindi tu fai top, t'ho aperto il culo eppure con stile. Ah, tra l'altro, un consiglio: se voi volete farvi facilmente l'XP, prendetevi ogni pezzo d'armatura e metteteci questo. Perché questo, una volta che voi avete sbloccato la fabbra nel lab, potete metterlo su ogni equipaggiamento se avete i pezzetti. 7% di forza vitale, 7 qua, 7 là, 7 giù. Avete un 25%, magari ci avete anche sull'arma. Avere un 30% di energia vitale extra non fa per niente male. Poi non so se questo va a cambiare anche quella che vi troppano le robette che potete rompere. Tra l'altro pure altra cosa, voi sulle armi, se ci avete culo, potete mettere questo. Potete mettere roba che vi aumenta lo scaling dell'elemento X. E io ho messo quello che mi porta ad a meno lo scaling su terra, su quest'arma. Per questo fa male. Tu con le dual sei stronzo, perché sei tutto sulla schivata. Aspetta, andiamo con un'arma veloce contro un'arma lenta. Vediamo come te la cavi. Tankerino contro non tankerino. Se gioco difensivo, tu che fai? Tu che fai? Cucciolone. Si chiama Perry questo. Non posso parargliela la skill. Ok. Hai capito. Infamoni. E la pulce ha pure potenziato le armi. La telecamera. Cazzo. Ho capito. Oh.
Così ti impari a fare il PvP con disonore, stronzo. Ma vedi questo? Perdonatemi. Così alla traditora proprio si è buttato in mezzo. Che tanto è tale padre, tale figlio. Me lo potevo anche aspettare. Gianni e Pinotto cheat, sì. No, dai. Come procede il film cinese? Mi sa con una trasformazione involontaria. Ah, si è fuso con il suo spirito. Figata. Bellissimo. È diventato un furry dopato. Infatti è un po' greve di lore sta cosa. Bello che sei. Bello. Oh, madò. Guarda con tutte le frecce sulla schiena. Madò. Ma sei bellissimo. Ah, questa è una tecnica in arte marziale, eh? Ok. Se le ricorda le sue cose. Leppa. Ma no, scusa, non l'ha colpito. Ma che cazzo vuol dire non l'ha colpito? Comunque, allora, l'attacco delle dual pesante è buggatissimo, eh? L'attacco delle dual pesante non prende mai. Ah, senti, ammazzi Sun. Aspetta, perché mi sono rotto il cazzo. Uccidilo. Ammazza tuo figlio. No, ammazza quello stronzo di tuo figlio. Mi sono rotto il cazzo di dover fare le boss fight con la gente che rompi i coglioni. Dio madonna, ma sempre in mezzo ai coglioni devono stare. Quanto ci vuole? Cosa cazzo, vieni da me, ammazza quell'altro. Dai, un altro po'. Tra l'altro è un'evoluzione delle tigri che abbiamo affrontato fino ad adesso. Oh, beh, oh, ok. Ora possiamo giocare. Chiami il cazzo. Porca troia. Ma Matteo sta sempre con i cazzo di bambini che devono stare in mezzo a giocare. Ma non ho capito. Sempre con i bambini. Ah, ho missato. Ah, mi sto sbagliando, sto usando gli incantesimi. Sono morto, sono vivo. Pensavi di avermi messo con le spalle al muro. Succhiami il cazzo. Perdona. Mi ero messo a giocare un po' troppo. Più che altro la cosa figa è stata che lui si è unito al proprio spirito. Cioè ha corrotto sia la persona che... Ma scusa, ma ce l'avevo già la tigre? È una versione potenziata della tigre. Guarda che bella Yanara. Però no, tu mi stavi simpatico. Hai 888k? Di che cosa, Star? Ah, ma dite di XP! Livella per l'amor di Dio. Raga, e che cosa devo dirvi io? Va bene, andiamo a 40. Mentiamo un po' la vita. Mentiamo un po' il ferro. Va bene? Siete contenti? Ma io da quel che sto capendo di storia, noi non siamo umani. Siamo probabilmente noi stessi un demone o uno spirito o qualcosa di per sé. Perché si riferiscono a noi senza un sesso. Infatti noi non scegliamo neanche il sesso all'inizio. Anzi, ci sta anche il fatto che tu puoi cambiare aspetto perché magari ti adatti col tempo alle altre persone. Sono una furia. Non so se l'avete visto. L'ha colpito un proiettile vagante come la camorra. Porca puttana. Cioè vedi, ma che cazzo vuol dire? Ma gliel'ho fatto in faccia quel coso. Perché non l'ha preso? Raga, gli ho fatto la barba. E questa è una cosa di queste dual che mi destabilizza. Perché io faccio un pesante con la barra che viene consumata. Cioè la barra viene consumata tutta. Porca troia, non può andare a fanculo. È come il cerchio magico di Krillin. Ma non può missare costantemente, Gesù. Servono dual più lunghe. Ma io penso sia veramente un bug con l'altezza, eh. Penso sinceramente.
sinceramente sia un bug con l'altezza del personaggio, che è troppo alto e sputtana l'hitbox. Perché se no, non so che spiegazioni dargli. Stava davanti, raga. Stava là. Non è che stava da un'altra parte. Cioè, penso che contro i boss non mi darà problemi, perché i boss sono molto più grandi. Però Cristo, Oh, c'ha, mi sa, un, proprio un range molto molto basso. C'ha proprio un range piccolissimo, credo, in realtà. Sei duro. Ma che cazzo ti metti a offrire i vasetti? Ma ci ha parato il culo. Il cavolo di spirito. Ti è messo a fare... Oh, beccate sto vasetto, strozzo. In mezzo al fight, mortacci sua. Allora, sono due le cose. O affrontiamo Dongzhu, ma no. O mi fremono le cazzo di mani. Affrontiamo di nuovo Lubu. Io spero Lubu. Non devo essere così felice di voler andare incontro alla morte? No, dai. No, non me ne frega un cazzo. No. Va bene. Mi tiri in coltello così, bastardo. Ma io te apro il culo, non so se hai capito la cosa. Minchia, che range. Minchia, che range. Bello che tiri i coltelli. Questo si chiama Le. Figa. Io sono più figo però. Ok. Doppio lo fai, ok. Non te posso venire a sconfiggere adesso. Aia. Madonna, che cazzo di moveset. Belli però che vai con gli affondi. Sei molto bello. Lo sapevo che lo facevi doppio. Bellissimo sei. È stato molto figo. Che come lui è stato molto più... Ma in realtà una volta che tu li capisci, fanno sempre le tre cose sti boss. Cioè fanno proprio... Dai, dai, ti prego. Non me... No, devi venire da me, non da sta baldracca. Fratello. Bravo, non usa l'elisir. Ah, pensavo gli infilasse la freccia. Non so perché. No, infatti, bravo. Sono contento che l'ha mantenuto così Lubu. Sono contento. Perché mi avrebbe fatto girare il cazzo che Lubu si piegasse all'uso dell'elisir. No, no. Non è né in cielo né in terra. Lo sguardo del giudizio. Sì, lei non l'avrei mai detto fosse la sorella di Lubu. Ma mai nella vita. Magari anche nell'originale. Io ho sempre capito che si piaciucchiavano, ma in realtà era la sorella. Perché, ripeto, io i Dynasty Warriors li giocavo da piccolo. In mezzo al bordello dicevo, ok, questi personaggi sono collegati. Anche perché lui ha lepre scarlatta. Io ho l'unicorno magico per affrontarlo. Per chi non lo sapesse, lepre scarlatta è il cavallo di Lubu. Di storia è rappresentato come scarlatto, appunto. È enorme. Anche perché di per sé Lubu è grosso come una Madonna, ragazzi. Quindi immaginatevi il cavallo di Lubu. Giustamente è Lubu, quindi la gente lo seguiva. Cioè lui fa, ok, venite con me. Ok, boss, verso la morte. Yes, andiamo all'inferno. E subito. Sì, bro, tu puoi dire di aver conquistato una fortezza quando sconfiggi il comandante. Il comandante ancora non è entrato in combattimento. Ma affronteremo tutti gli eroi trasformati. Ma che bella e che cosa triste. Ok. Ah, ok. Due veloci, uno lento.
Magari sbloccheremo tipo una sorta di versione true dei vari potenziamenti. Sblocchiamo la versione demoniaca. Una bel genere. Che fai? È tutta scena quell'attacco. Bello che sei. Madò. Certo, l'unica pecca di questa fight per adesso è che il fuoco non ti fa capire veramente un cazzo. Ma zero, eh. Ah, ok, fai anche questa cosa. Leppa. Sì, l'unica pecca di sta fight è il fuoco che non ti fa capire un cazzo. Un cazzo. Però se lo stanni... Vieni qua. Ah, m'ha preso. Starb. Peccato. In realtà queste boss fight sono molto tristi, non di gameplay, ma di lore, perché noi stiamo uccidendo tutti i poveri cristi. Stiamo uccidendo tutti questi poveri cristi che si sono beccati ste frecce. Ah no, forse Cao Cao riesce a purificarli. Attenzione, Cao Cao si rende utile. Eh sì, mi sa che l'ha purificato. Una freccia nell'occhio te la sei beccata. Ah... lo so che ha smesso di funzionare, me ne sono accorto, mortacci tuoi. Mi devo riaffrontare il boss. Vieni qua, su. Come t'ho fatto la prima volta per try, non è che cambia nei carte in tavola, eh. Questa potrebbe essere il primo caso di second first try. Tanto se la freccia stava dentro al bulbo oculare, e la stava. Già si è messo pure la fascetta. Ahi, sta un attimo. Niente gore, ragazzi, qui. Ah, tu, il generale di Lubu. Ah, proprio. Matò. Bello. Ok, sei veloce, giustamente. Hai un'arma ad una mano, anche tu. Anch'io sono veloce. Madò! Che bello col fulmine! Però che cazzo ci stanno loro in mezzo ai coglioni, per Dio! Che palle! Sempre in mezzo alla Wallera! No, non devi... No, dai, mi ha premuto R2 per parare il culo al tizio, ragazzi. Mi ha premuto R2 perché me l'ha arrestato. Volevo usare un incantesimo, vaffanculo. Non volevo arrestarlo, ok? Che bella la musica. Certo, tu stai costantemente con l'arma uppata, sei un po' stronzo, però vabbè. Sei il generale di Lubu, non a caso. Leppa. Perfetto.
La usi come lancia di fulmini. E ti carichi il chi. Bellissimo che sei. Madonna. Ce l'ho anch'io l'evocazione una volta tanto. Non gli ha fatto un cazzo. Che cosa è? C'è stata una cosa? Un momento. Con l'affondo. Sei proprio bello, cazzo. Bellissimo. Lui mi sapeva però molto più giapponese che cinese. Comunque io continuo a dirlo. Wulong fa cacciare più caldo al computer del Resident Evil 4 Remake ad Ultra con l'RTX. Cioè qua sotto c'è il computer che io ci posso fare sopra le bruschette. Ok, lo aveva fatto per attirarlo, per provare a ucciderlo. Vabbè, mo lo infetterà lui. Ma sicuro. No. Vabbè, lo fa perché così c'ha abbastanza potere per ucciderlo. Essenzialmente sì. Madonna. Ecco, sempre noi facciamo danni. Sempre noi facciamo danni. Ah, quindi era riuscita a controllarlo come noi. Si fonde tipo alla lepre scarlatta. O allo spirito simile. Ma giustamente. Ci sta la sorella in mezzo ai coglioni. Che bello, li spara col corno. La rispari? La rispa... Ma che cazzo è Pugipo? Ok, tre volte. Ok. Oh. Questa è l'acqua. Questa è l'acqua, ragazzi. Oh. Che bello che sei. Fai malino, giusto? Raga, ha devastato anche la live. Non so se avete visto quel momento in cui stavo così su Streamlabs, poi mi sono girato. Ma che Telubu è talmente forte, ragazzi. È successo che gli ho ultato in faccia, gli ho fatto pure una magia. Lui ha ultato. Abbiamo creato tipo incrocio dei flussi. Abbiamo ultato entrambi il gioco. Ho detto, guarda, già la faccio. Sì, pur di non prenderci le pizze, ha detto no, aspetta. Abbiamo creato il Ragnarok. Allora, ritorniamo seri. Ciao. Minchia che range. E è diventata anche molto più grande la labarda. No, che è successo? Vabbè. Yeah.
Minchia, non ci sto più con le schivate. Non ci sto più con le schivate, ragazzi. Ormai la mia serietà se n'è andata a fare in culo. Ok, è tornata. La telecamera. Mori, brava. Madonna, che bella la musica, tra l'altro. Si chiama ghiaccio questo lubù. Ora. Tanto li spara con il corno. Non lo voglio uccidere subito, ragazzi. Voglio un attimo godermolo. Fai quella cosa di prima. Madonna, la telecamera. Vabbè. Tre volte. Due in realtà. Vabbè. Ciao, Lubu. Che era bella quella cosa con la sfera di fuoco che fai avanti e indietro sempre più veloce. Viene calcolata come la prima? Prima è crashato malamente. Questa frase è molto sabago. Quale? Fada, che cosa mi sono perso? Se non era per noi che ci mettavamo in mezzo come dei testina, era pure sopravvissuto magari perché lo stava sciogliendo. Sì, ma che lui fosse buono fin dall'inizio si era capito, ma appunto aveva preso tutto per non diffonderlo, per attirarlo. Abbiamo l'ultimo di cosi per gli incantesimi. Sì, andiamo a fare il completismo finale. È un versus contro di te. Stavo parlando con la gente. Devi farne tanti di Perry. Minchia, quanta scosa. Mo sei forte, si può dire. Cioè, quando stai con me sei una merda. Mo è devastante, c'ha una postura grossa come l'ira di Cristo. Ma vattene a fanculo. Mo te la faccio vedere io, ma hai rotto i coglioni. Vattene a fanculo. Solo quando stai con me sei una pippa. Che cazzo era quello? Bello che usa gli incantesimi. Vattene a fanculo. No mercy proprio. Me ne frega niente della vita. Si power up anche con l'elettricità. Si sta... Guarda quanti... Guarda quanti... Ma che cazzo vuol dire? Quanti power up? Perché è diventata maestra.
Eh sì, c'ha quelle maxate. Ah. Sono morto. E ho capito, ma è una spammer, ragazzi. Ma tra l'altro ci ho fatto caso adesso. Ma è disonestissima. Raga, ma è disonestissima. Ma vai a fare in culo. Ma io perché stavo in hype non me ne sono accorto? Ma è disonestissima. Perché se io uso due incantesimi c'ho la barra al massimo. Questa, me uppo la difesa, me uppo la stabilità, me uppo l'arma. Spammo tutti gli incantesimi. Aoe, ti metto la trappola che ti rallenta, quella che ti spara pure il ghiaccio. Eh sì, cioè sono capace pure io così. Ha letteralmente acceso cheat engine. Ha acceso letteralmente i trucchi. Nessuna pietà per i mag. Ma in realtà è fighissima, per carità. Ma vattene a fanculo, non ti voglio neanche sentire. Sì, poi con te una merda. Qui è diventata maestra di tutto, perché giustamente sarà qualcosa di storia, sono passati anni, ok? Però questa è disonesta, Cioè, non è tanto perché la apri, ok? Ma è disonesta. Tu non puoi fare che io uso un incantesimo, mi finisce la stamina se non c'ho il ferro a 200 e lei spamma gli incantesimi finali, perché quelli sicuro sono i finali, perché sono praticamente i nostri giga evoluti. La cosa che mi sorprendeva, Dark, era che io mi allontanavo un attimo, lei cominciava a fare incantesimi, a random. Ha detto mi uppo tutto. Ragazzi, guardate, ho ritoccato leggermente la scheda del personaggio. Mi sono messo 20 su tutte le caratteristiche. Niente di che, un non nulla. Pezzo di merda. Comunque queste fight li uppano as fuck. Cioè proprio si vede che ti fanno sentire il questa è la potenza del personaggio. Quando stanno con te diventano della chicco. Cioè per carità fighi, però cazzo, perché lo sanno che gli imparabili sono quelli che rompono i coglioni e che non sono come i tuoi. Perché ripeto, queste fight non sono un PvP. Perché non sono PvP, perché loro hanno delle regole speciali. Loro non hanno come noi le doppie barre. Sì, ce l'hanno. Però non è come noi che abbiamo l'imparabile l'unstoppable durante la skill. No, noi abbiamo l'unstoppable se carichiamo la barra blu. Loro invece quando le fanno. Cos'è? È il cavaliere limiere di Elden. Oddio, no. Hanno fatto veramente Ornstein e Smog. Date, ma è belli che siete. Datemi un attimo. Ma to che siete. Sì, e tanto rimane la stessa solfa il gioco. Mi dispiace dirvelo. Rimane sempre la stessa solfa. Sì, comunque è coso, raga. È Artorias. È un mischio tra Artorias e un cavaliere limiere. Minchia, che cazzo t'aveva visto a te? Ma stai a cuccia. Ah, non posso fargli il riposta a lui, perché? Da dietro, forse. Ho capito, se attacchi testa di cazzo, salti in giro come un babbacione, per Dio. Va bene. Cazzo fai? Che belli però che siete. Ok. Devi fare qualcosa. Che cos'è? Ah, lo richiama. Ok. Sì, ma rimane sempre quello. Chiama magia questo stronzo. Bravo.
che strano questo qua. È un po'... lui è la parte debole di questa fight, sinceramente. Cioè, almeno di esteticamente, eh. Loressi! Ok. Figo. Siete i gemellini di Dark Souls 2. Dai, accuccia. Non lo so, stasera la chat mi piace perché è molto frizzantina. Io immagino sempre la gente che solitamente nei video di Twitch, nelle past, ci sono due persone, chi guarda il video e chi guarda la chat. Quindi mi immagino il dualismo. Lepre scarlatta. Ma non è lepre rossa. Ma chi cazzo ha fatto la traduzione? Minchia, se per sbaglio carica in avanti adesso ti ammazzo. A quello gli danno lepre scarlatta, a me mi danno il pony da Rocco. Tacci loro. Beh, guarda quanto è grosso lepre scarlatta. Vabbè, che giustamente l'ubu era 3 metri. Oh, stronzo, via pure tu. Maledicto. Ok. Un infarto, un ictus, una pallottola vacante come la camorra. Che cosa è successo? Siamo da soli, sì! No, non ti affronto, non ti affronto perché sei brutto e cattivo. Le odio ste cazzo di armature. Buongiorno! C'ho una statua di merda dietro. Aiuto, aiuto, aiuto. Se intendi le armature, sì, Arlok, per me... Io davanti all'ubu ci andavo proprio... così, a faccia dura. Le armature di terracotta... non si può. Le armature di terracotta, veramente, il terrore. Il terrore. Ah, no, è... che è un porco che vola. Non dite, non fate... Sì, tanto è tutto uguale. Cioè, se luccica si può parare, ragazzi. La regola è quella, ricordate sempre. Se luccica vuol dire che potete aprire il culo. Tecnica definitiva per vincere su Wulong. Voi appena vedete che sbrilluccica, loro fanno tutte... Quando luccica invece infilate. Easy. Detto semplicemente. Sapete la scena di Indiana Jones? Quello con tutta la spada che fa le cose e poi gli spara. Identico. Nico, mi è morto male. Sembra che gliel'hanno piantato, ragazzi. Cioè... c'è proprio un'espressione sul volto di un povero Cristo. Che bello sarà lui. Madonna del fulmine con le dual. Che cazzo di bellezza può essere la sua versione corrotta? Madò! Poi fuso al... mamma mia, ma che bello! Oh! Peccato che sei come tutti i boss. Oh, hai schivato, bravo. Oh, con la coda. Va bene. Fulmini che poi mi attaccano. Ma che bello. Però sei... devi starti fermo. Però ti devi star fermo. Ma posso romperle? No. Sei stronzo tu, eh. Tu sei stronzo. Ma perché, perché io sto cercando di attaccarti, ho capito. Ma vattene a fanculo, va. Ho usato l'approccio sbagliato, l'ho capito, l'ho capito. Perché sei tutto di Perry. Che palma. Perché dovete aggiungere ste cose? Eri tanto bello esteticamente. Eri tanto bello. Mi vedete così perché sono... mi ha fatto calare tutta la cosa. Mi ha fatto calare.
Questo è proprio noioso. Ma che palle. Madonna. No, dai, mo ci stanno pure loro. Questo è noioso perché è un boss che se non siete un PG veloce è un dito in culo. Scusate, ma chi è che aveva detto che l'Ubu era o stronzo più forte? Aspetta, questo non è che è forte, questo è un dito in culo. Sì, c'è il salto Ragnar, ma il problema è che non è tanto schivarle. Il problema è che lui sta costantemente che le spona. Queste si attivano tutte insieme che fanno così. Sto puttanaio di tutta questa elettricità che ti fa status, che ti fa danno insieme. Lui nel mentre che fa la trottola, che ne spona altre, è un puttanaio. Questa qui è veramente, se voi non sapete fare i parry, è la fine. È un puttanaio, perché se voi avete un'arma lenta, l'unico culo che potete avere è che voi continuate a fare le schivate. A un certo punto lui si fermerà, dovete abbruttare quella roba. Dopo Bloodborne a pugni ci manca e mi faccio battere da sto stronzo. Tanto ne spara pure tre, ne spara. Proviamo a saltarle. Eh no, perché mi arrivano quell'altra da sotto il culo. Perché ne spawna quattro. Cioè, vedete che cazzo di puttanaio è? Che cazzo di puttanaio? Ah, ma perché è solo un attacco quella ruota di merda? Guarda che mi deve far impegnare sto boss del ca... Guarda che mi devi far impegnare, ma sei serio? Per il fastidio mi devi far impegnare. Va bene. Vaffanculo che ti allontani sempre, merda. Ti devo toccare una volta. Vedete, perché tanto quando sta qua sopra voi non lo potete toccare, eh. Oh. Oh, adesso sei migliorato, prima invece sta spamma come un porchettone. Aia. Da dietro il culo. E quello? Ok. Attena affangulo, pezzo di merda. Questo è veramente stronzo. Personalmente questo è il boss più stronzo. Vabbè che magari con un'arma veloce ve lo fate più facilmente. Ah, l'abbiamo purificato. Ok, non è dovuto morire. Eccoci qua. Minchia quanto sono bello con lo sfondo.
La musica dello stage è la musica del... Oh Cristo! Questa è la cosa del menu! Questa è la zona del menu in cui noi stiamo con la bandiera! Mi sa di sì! Ma siamo nel finale? È stata di serie? Va bene, andiamo, andiamo! Sto con l'hype adesso! Certo, l'unica adesso pecca della storia di Wulong è che se voi non sapete di che cazzo stanno a parlare, per voi sono nomi strani. Perché io mi immagino una persona magari che sa un minimo di cultura, di cose, si è letto le robe varie, qua dice cazzo siamo in quel momento storico, riesce a ricollegare anche i nomi, perché è la cosa che per tutto il gioco io ho pensato, cioè loro continuano a lanciarti nomi cinesi in bocca e dicono vabbè perché tu dovresti sapere chi cazzo sono le persone che stiamo nominando, e i tic tac ragazzi sti cosi si mangiano, se si gira la vuoi una, qua ce l'ho Domanda, Yanara, perché non gli hai tirato una spada in fronte bellissimo? Che eri mischiato, non mi ricordo. Oh, sei una tartaruga di quelle a tenaglia. Torterra. Matò. Matò. Ma scusate, ma questo non era... Ah, no. Sono due spiriti. Che bello che sei. Madò, che lo usa. Lo usa tipo come propulsore. Ma che bello. Che bello che lo usa per spostarsi. Sono due spiriti insieme, ok? Madò. Perché è lenta sta cosa. Sta cosa è lenta. Madonna, che bella sta cosa! Sta cosa è veramente bellissima esteticamente. È proprio bella. Oh, a distanza. Vieni qua che stai in quell'angolo, quella telecamera è una merda, zio. Cioè, si è rimesso nell'angolo. Raga. Vabbè. Cazzo, cioè, io volevo capire che cosa lui pretendesse. Una città completamente in fiamma, che vada a pia i secchi d'acqua. Che cazzo vogliamo fare? È pia da fuoco tutta, è pia da fuoco tutta, Cristo di Dio. Perdonatemi, cioè, noi giriamo sempre nelle stanze del boss. Oh, dove cazzo sta? C'è qualcuno? Ah, come fino a mo' si tippizzato, usavi la magia, mo' mi combatte la spada, ma sta a far serio. Oh, che cos'è quella roba? Sei bello. Ma dai, ma scusa. Ma dai. Ma mannaggia la mato.
bello che sei con tutte le magie. Vabbè, giustamente sei un maestro, ok? Però c'hai zero equilibrio. Vabbè, ma c'è una seconda fase, vero? Sto aspettando un sin chat. Sì, ok, meno male. No, perché ho visto che gli ho fatto un repost, la vita ha fatto... Se n'è andata via. Ha preso il primo biglietto per Roma. Sì, quello è il momento scenico, Star. Bisogna sempre aspettare che la gente si trasforma. Non si interrompono mai le trasformazioni. È un elisir particolare. Si è fuso con il drago. Sì, è diventato Sephiroth. O meno. Va bene. Uno di sti boss del cazzo deduco, vero? Ok. La puttana, che cazzo fai? Bellissimo però. Forza vitale demoniaca in ca... Ah, è proprio tutta la forza demoniaca. Ok. L'ha assorbita tutta e ci si è giga evoluto in un drago di quelli fighi. Madò. Madonna, che effetto strano che c'hanno. Non capivo quando cazzo stava partendo. Sì, però te devi star fermo in grazia del Padre Eterno. Minchia, l'arma di Lubu non mi ci trovo per niente. Niente proprio. Non mi gira la telecamera. Vabbè. Che bella. Il purtroppo di sti boss è che sono più belli esteticamente, cioè le scenografie e tutto, nei movimenti, però da affrontare suonano sempre come delle giga gimmick. Ah, con tutti gli spiriti. Che il lui che utilizza tutti gli incantesimi supremi, le armi, le... è fighissimo esteticamente. Peccato che si risolve con un schivare con cerchio. Bella per tutti. Però peccato mettere come boss finale questo. Non è il boss finale? Ok. Siamo tornati nel villaggio iniziale. Scusa, ma io l'ho buttata a cazzo, raga. Il boss finale è il tizio bendato? Ah no, ok, ci siamo seduti qua, abbiamo fatto la balia. Ah no, perché forse si è infilato dentro al tizio bendato? Potrebbe... Cioè, sono due le cose. O si è infilato dentro di noi... No, è l'amuleto che ha percepito dell'aura demoniaca. Che bello che siamo dove è iniziato tutto. Ok, c'è lui. Eh sì, è stato impossessato da Yuji. Tanyaku niotte, Jaryu to Goichi,
決議の力によって人の身に戻った。ecco qua。それが思わぬ結果を生んだものよ。今や竜の丹田は我が身の内にある。お主には感謝しておる。褒美として。sì, linguetta. Ok. Hai un corpo giovane, finalmente. Ah, ci sta parlando il ragazzo bendato, ci sta di uccidimi, perché sennò non possiamo... Non può morire. Madonna, che sei bello. No, devi prenderlo, signore. Poi la musica, senti che triste. Ah, l'ho missato di un secondo. Madò, che bello. Vuoi avvicinarti? Ma ah, perché mi sono curato? Va bene. Si chiama Perry questo. Ah, cazzo, mi sono fatto colpire come un rincoglione. Non mi aspettavo facessi l'impara. Anche in questa forma ce li hai. Ok. Stava parlando, ma l'ho devastato. Eh sì, perché siamo uno la faccia dell'altro, l'altra faccia della medaglia. Ma che musica! È entrato dentro di noi? Mi sa che sì. Oh, abbiamo liberato il drago. No. Ah, puoi vedere il futuro. Sarà finito mai nella vita, ci sarà qualche... Posso saltarla sta roba? Vai, vediamo se c'è una post credit scene. Sì, sempre là, perché vedo la luna e l'albero. Minchia, quanto tempo è passato? Cioè, o si è fatto semplicemente che c'ha la barba.
Ah, ecco perché c'ha tutte le cose, perché gli fa male. Vedrà la guerra. Vabbè, perché continuerà sto puttanaio, ovviamente non è che è finito la roba con i demoni. Adesso ci sono guerre. No... Che cos'era quel braccio, signore? Ah, è lui. Ok. Ah, perché semplicemente ha detto, ok, adesso tocca usare i cheat. Si metterà lui in mezzo alla guerra. Fa lo stesso puttanaio, cazzi e mazzi vari. Cioè, essenzialmente ha visto tutta la storia da quel momento fino a quando muore. Cioè, sarebbe quella la cosa. Ha detto, usiamolo per bene, sto potere. Facciamoci uno spoiler di tutta la trama. È finito così Wulong.